All'incrocio tra due stradine interpoderali di località San Iorio è nato l'incendio che ha devastato il vallone tra le contrade di Lanciano, Sant'Amato, Madonna del Carmine e Costa di Chieti. Ne è convinto Sebastiano Salvatore, indicando al TG Max il luogo ai piedi del suo podere. Lo ripete anche ai carabinieri forestali di Torricella Peligna, giunti sul posto a Rogo Domato per raccogliere ogni elemento utile a individuare la mano incendiaria. Qualcuno ha messo fuoco alle sterpaglie con un accendino, è l'ipotesi al vaglio degli inquirenti. Le fiamme si sono poi sviluppate in un battibaleno e, complice il vento, hanno divorato alberi, vegetazioni, uliveti e vigneti in 15 minuti. Questo è il tempo calcolato dai militari che utilizzano una specifica strumentazione. Il racconto di Salvatore, elettricista, che domenica mattina si è accorto delle fiamme e col trattore d'epoca, un cingolato Lamborghini del padre, ha cercato di mettere in salvo la casa. Questo cingolato qua è la vanga, mi sono dato da fare il minimo che potevo fare, anche nonostante l'età, che è un pezzo antiquariato, però ha funzionato benissimo ieri. E grazie a lui e a me abbiamo sopravvissuti. Comunque è un'esperienza da non far provare a nessuno, troppo scioccante. Ieri ci siamo messi al lavoro io e papà per diminuire questo danno qua indescrivibile. Erano circa le 11 di mattina e in pratica giù dal fossetto qua è partito un piccolo incendio, credo che sia stato provocato, e poi in un giro di secondi, perché non sono di secondi, questo inferno atroce che, come potete vedere. Che cosa ha perso lei qua? Tante piante di ulivo, terreno qua tutto bruciato. L'importante è che qua non è successo niente alla nostra famiglia, abbiamo salvato la casa. Poi a un certo punto, come sempre quando succede in tutte le cose, hanno tolto anche l'acqua, grazie a questa... Non ho parole perché sono ancora, come si dice, scosso da quello che è successo, da quello che ho salvato, da quello che abbiamo potuto fare papà. Ci siamo messi un po' più al sicuro, abbiamo tolto i cani, tutti gli animali domestici che avevamo qua intorno alla casa, e mi viene il magone in gola per descrivere questo disastro. Lei ha visto le fiamme tutte intorno a casa? Io ho visto qua, durante la mia vita, questo ricorderò, una fiamma forse 60-70 metri che ci circondava da tutte le parti, un inferno a tutti gli effetti, e però è andata bene, adesso siamo ancora qua. Ma lei pensa che sia stato un contadino accidentalmente? Credo proprio di no, perché chi fa l'attività di campagna sa come fare e come muoversi. E soprattutto in queste situazioni chi mette fuoco e chi fa il contadino di mestiere, lui si prima tutela e poi fa la sua attività. Questo qua non è stato per me una cosa accidentale. Assolutamente no. A che ora lei ha visto le fiamme? Io erano circa alle 11, sono uscito perché volevo andare un po' al mare, però a sto punto abbiamo visto che la cosa si metteva al grave. Alle 11 ho visto una piccola fiammetta e poi in giro di secondi l'inferno atroce di questa catastrofe. Non ho parole.